questo contesto di mercato sicuramente il risparmiatore deve andare a cercare rendimento con estrema cautela. I tassi bassi potrebbero da un certo punto di vista invogliare a incrementare il rischio dei portafogli, ma questo deve essere fatto con molta oculatezza. Sicuramente le asset class che danno delle possibilità di rendimento e che potrebbero essere incrementate all'interno dei portafogli, all'interno delle allocazioni degli investitori, sono le asset class obbligazionarie relative al mercato del credito. Inserire a yield in portafoglio è una soluzione per ottenere rendimenti che i governativi non consentono più, ma è anche una soluzione che deve essere approcciata in modo professionale e con la diversificazione dei fondi comuni di investimento. Ci sono mercati che per motivi diversi possono dare nel 2015, in questa parte del 2015, buoni ritorni. Sicuramente il mercato corporate europeo è una soluzione, soprattutto grazie al QI della Banca Centrale Europea c'è praticamente la possibilità di avere buoni risultati. Dall'altro lato il mercato degli high yield americani è un mercato maturo, un mercato che giustifica le performance da aziende, da bilanci sicuramente molto buoni, ed è probabilmente la prima scelta per avere in portafoglio cedole importanti e buoni risultati. Muzinich è una società americana che da sempre lavora esclusivamente sul mercato del corporate credit e riteniamo di essere quindi lo specialista in grado in questo momento di dare delle risposte agli investitori italiani e ai risparmiatori italiani. Facciamo una cosa sola, che il credito corporate sia investment grade che a yield, quindi gestiamo fondi a yield americani, europei e dei paesi emergenti e fondi investment grade e crossover europei. Queste sono delle ottime soluzioni in questo contesto per i risparmiatori e soprattutto vanno nella direzione di permettere di incrementare il rendimento al di là di quello che è il mercato dei governativi con un minimo di livello di rischio in più senza andare a snaturare quello che è il profilo di rischio del cliente. Quindi noi ci poniamo come alternativa e come specialista su una piccola parte di portafoglio, ma su una parte molto importante per il risparmiatore italiano, che è proprio data dall'investimento obbligazionario che cambia natura ma che resterà un elemento imprescindibile all'interno del portafoglio.